Ci vorrà almeno un anno per il riassetto societario di Acciaierie d'Italia dopo lo stop della Procura di Taranto al dissequestro dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto, rallenta il passaggio allo Stato del 60% delle quote e ci vorrà un nuovo accordo tra ArcelorMittal e Invitalia, che potrebbe slittare addirittura a fine 2023. È lecito attendersi un lungo e preoccupante periodo di stallo. Ne abbiamo parlato con Domenico Palmiotti, giornalista economico del Sole 24 Ore. C'è un grosso problema di liquidità, lo stiamo vedendo con quello che sta succedendo per l'indotto, e ovviamente le banche non è che siano tanto propense a dare soldi ad un'azienda che ha gli impianti sotto sequestro. Tant'è che sono notizie di queste ore, a fronte di una richiesta importante fatta da Acciaierie d'Italia per circa 700 milioni a tre banche, soltanto una su tre abbiano dato l'assenso, si sia detta disponibile solo una banca, il che ha ridotto significativamente da circa 700 milioni a 250 milioni la somma che Ilva potrebbe ricevere in prestito dalle banche. Allora, il nuovo accordo tra Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria andrà chiuso entro il mese perché fine maggio era appunto la scadenza messa inizialmente. Poi si parla di uno slittamento di un anno o dopo agosto 2023 o tutt'al più a fine 2023. Certo, i nodi rimangono complicati, rimangono complessi, non aiuta nemmeno la mancata risposta del governo.